Bella raga, siamo tornati per battere il Wither, ma prima del Wither, come nella Ubri UHC vista poco fa sul canale, sono qui per distruggere, o meglio, per trovare altri tesori, perché tecnicamente io ho un piccone che mi faccia efficienza 1, francamente non mi serve. È vero, ho trovato anche questi perché quando ho battuto il drago praticamente non stavo registrando in quanto ho pensato il drago l'hanno già fatto, Eren, Tiar e Dani l'hanno già fatto, quindi ho detto mo facciamo il Wither. Il drago me lo sono fatto da solo, sono arrivato a 69 livelli, in realtà stavo anche per creparci, poi per fortuna, ok, per fortuna un corno. Perché questi qua mi fanno andare avanti. Stiamo attenti però. Osho. Intanto noi li distruggiamo. Perché va bene tutto. Però. Ah già. Oh, questo qua era qui, eh. Era qui e non me ne sono accorto. Anche tu? Tanto c'ho infinito nell'arco. Guarda che ho una mira incredibile, eh. C'ho una mira, guarda. Ah, ma quello si è... No, guarda dove si è messo. No, vabbè. Poi... Vabbè, poi quello non lo prendo mai perché quando si chiude non lo puoi prendere. E questo si mette davanti la canna del limite. Mai farsi le canne, ragazzi. Mai farsi le canne. La canna del limite sì, ma le canne normali no. Oddio. Ah, è vero, mi sta finendo l'arco. Oddio. No, aspetta, aspetta. Frenati, Ugo. Ugo Boscolo. Frenati, Ugo. Ugo Bo. Ugo Boscolo. No, perché qui? Ora però mi rimane il dubbio. Questo l'ho già visitata? È proprio quella che ho già visitato o è un'altra? No, perché se l'ho già visitata sto perdendo tempo. Fortuna che non mi tolgono troppo danno. Al massimo mezzo cuore. Oh, che bello. No, non lo usiamo più, ho detto. Non lo usiamo. No. San cancaracchia. So che cazzo ho detto. Certo che secondo me non avete visto nessuno youtuber a 70 livelli. Cioè 70 livelli è veramente troppo. Cioè vabbè, 69 in realtà. Dai! Oh, bastardo, muori anche tu. Elmo! Sì! Un elmo inutile! Ma dai, ma si può essere più inutili nella vita? Scusate, eh. Io non c'ho... Io posso morire da un momento all'altro, quindi mi permetterete di fare una roba. Tanto ormai la Dragon Rush UHC è finita. Ah, infatti, vedi? E io l'avevo già disattivato perché avevo finito la Dragon Rush. Scusa, la Ubrick UHC. Mi interessava arrivare all'End. O meglio, siamo arrivati al Nether nel primo episodio. Questo è il secondo episodio.
anzi una serie, un misto di serie di episodi che ti porteranno alla... Quindi potremmo anche chiamarla parte 1, quella di prima, anche se in realtà io volevo farcela solo in una giornata, ma è impossibile, in una giornata è impossibile. Quindi io direi anche che, visto che... Guarda, che poi la cosa che a me dispiace di più di tutte non è il fatto del... Non è il fatto del tesoro che troviamo, è che tu ti aspetti un tesoro magnifico e poi mi esce Elmo di Diamante, maledizione del vincolo. Cioè, capisci anche tu che ci rimani male. Ah, sapevi che... Sapete che forse riesco a fuggire? No, non ho preso... Allora, facciamo una roba. Questo buttiamolo via, che non mi serve. Piccone in diamante. Fortuna 3, mamma mia. Questo lo voglio fare in netherite. Peccato che non ho la netherite. E questo qua? Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Beh, oddio, anche questo non è male, eh. Protezione da proiettili, questo è protezione da proiettili 4, questo è protezione da proiettili 2, spine 2, riparazione, questo invece è spine 2, proiettili 4, riparazione 1, ma ha la maledizione del vincolo, cosa che questo ha la sparizione, la grande differenza, cioè praticamente no, in una ti fa sparire se muori e in un'altra, ora non mi ricordo più da dove sono venuto. Penso sia venuto da questa qua di fronte. Quindi io direi anche che ce ne andiamo di là. Che fortuna. Buongiorno Ugo. Ovviamente dal 69 io non salirò più. Perché al 69esimo livello cosa vuoi fare? Cioè, anche se dovessi salire di uno, ci metti 3 anni. Vai! Mi stanno facendo danno! Ma tanto poi mi rigenero. Guardali, guardali che bastardati! Che bastardi! No, raga, aspetta. Aspettate, io vi saluto qua che sto volando. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati. Perfetto, abbiamo le pozioni. Proprio quello che mi serviva. E forse anche qua. Raga, io ho esplorato da solo quella parte perché veramente ci ho trovato merda. Ti giuro. E qua cosa vuoi trovare? Schifo. Perché ovviamente protezione 3. Indistruttibilità. Ma ce l'abbiamo già! Ce l'abbiamo già! Abbiamo questi due che sono fondamentali. Ah, che San Gennaro. Allora, per carità, indistruttibilità poi io me la posso pure prendere e unirla. Però mi costerebbe troppo. Già, per dire, già questa qui... Visto che prima avevamo trovato un elmetto di merda, ma proprio un elmetto di merda, allora te lo puoi prendere. Oddio, te lo puoi prendere. Questo qua facciamo così. Abbiamo anche l'elitra, che schifo non ci fa. Torniamo indietro. Abbiamo la testa del drago. Sì che ce l'abbiamo. E già. Eh già, eh già. Chissà come ce l'ho. Forse perché l'ho presa prima no, eh. No, eh. Bastardo.
Fammi atterrare. Non abbiamo più le. Non abbiamo più. Sapete cosa? Allora, io voglio andare proprio qua di fronte. Qua di fronte voglio andare. Voglio andare qua di fronte. E lo facciamo con l'elitra. Perché poi tecnicamente si tratta solo di capire. Perché poi dobbiamo capire, come direbbe Binotto. Protezione proiettili. Allora, io ti dico che qui questo robo non serve a nulla. Mi servirebbe questo qua con riparazione. Però abbiamo protezione 4. È lì lo svantaggio che io non capisco. Cioè, o meglio, che non capisco, che non uffa, che non accetto. È che abbiamo protezione proiettili e non possiamo rinunciarci. Cioè, protezione normale, non possiamo rinunciare per un protezione a caso. Allora, in questo momento. Ah no, lì noi eravamo già stati. Quindi tecnicamente noi potremmo andarcene di qua. Ma quello pure l'abbiamo visitato. L'abbiamo visitato un po' tutto in realtà, eh. Raga. Raga. No. No, questo mi ha lasciato perplesso. Vabbè. Allora, ditelo che io me ne salgo qua. Questa è quella di prima. Raga, ve lo ricordate anche voi? Anche perché l'avete visto. Non è che ve lo ricordate, l'avete visto. Stavo precipitando. Allora, di là l'abbiamo vista. Quindi noi andiamo via. Bellissimo quando. Guarda, quando ti infili la maglietta è bello. Che poi non è maglietta, è corsaletto. All'inizio si chiamava maglia. Cioè, maglia, in realtà era. No, è l'armatura, esiste un'armatura di maglia metallica. Infatti io quando trovavo quella sembrava di mettermi una maglietta. Allora, troviamone un'altra, anche perché mi sembra brutta questa esplorazione. Cioè, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un corsaletto appunto di diamante, una piccozza di diamante e è poco. Dobbiamo ancora esplorare, perché poi si tratta solo di esplorare. E dobbiamo anche lottare, perché alla fine ci si tratta solo di lottare. E lottare significa che se noi troviamo un'altra End City, forse faremo una roba del genere. Se no altrimenti, ragazzi, sai che vi dico? Io mi ammazzo e poi vado a sconfiggere il Wither. Solo che mi dispiace perché. Cioè, no, rendiamoci conto. Voi Magari ce la fareste, qualcuno è più esperto di me, sicuramente che gioca a Minecraft e ce la farebbe, ma io non mi sento sicuro, qua non ho protezione, qui ho protezione da proiettili che non andrebbe proprio benissimo, le uniche cose che si salvano sono queste due, però anche qui abbiamo protezione dal fuoco, non abbiamo protezione normale, cioè voglio dire, se io adesso mi metto a combattere con, a parte il fatto che dovremmo farci un arco, e vediamo un po' se abbiamo qualcosa qua dentro, guarda quante cose avevamo, via. Via tutto. Abbiamo 18 diamanti, mamma mia, tutto avevamo. Abbiamo anche un arco. Allora ragazzi, facciamo una roba. Facciamo una roba. No, 34 livelli, ma neanche se mi paghi. 25 livelli, sì, ok. Perfetto, così noi abbiamo un pochino di più di arco.
Peccato, sono sceso da 69, sono sceso, però... D'altronde i livelli a quello servono, a potenziarti, se non li usi è come non averli. Abbiamo 2 litri. Già è vero, ne abbiamo due. Bella questa. Buongiorno. No, aspetta un attimo. No, guarda se riesco a colpirlo. Oh, finalmente. Sono riuscito a colpirlo. Ragazzi, vi starete chiedendo perché uso questa tattica da schifo. Ma vi giuro, è bellissima. Perché tu, lui non se ne accorge e tu lo becchi. Ok, è morto. Ho sentito che moriva. Sì. Ok, proprio quello che mi serviva. Proprio quello che mi serviva per andare dall'altra parte. Ah, questo tratto è incommentabile. Perché per dirvi, no? Cioè, allora, se io dovessi battere il drago, forse questa armatura servirebbe. Ma siccome devo battere il Wither e mi sembra è difficoltà normale, se non difficile, cioè, non puoi farcela, cioè, rischio sul serio di perdere. Invece, se fosse stato difficoltà facile, io a quest'ora sarei già andato dal Wither. O meglio, avrei già creato il Wither e tutto. Che poi, tra l'altro, il Wither come lo creo? Cioè, non ho le teste. Facciamo che ne uccidiamo un altro di Enderman. Enderman, venite qua. Oh, buongiorno, vi sto guardando in faccia, scemo. No. Te ne sei andato? Che bastardo. Guardalo. Oh, ma sei capace di venirmi addosso? No, non è capace di venirmi addosso. Vabbè. Che poi in teoria, no? Io mi proteggo, ma non avendo più la bi bisogno di rigenerare. San Gennaro. E vabbè, tanto questa parte la sto commentando, ma mi sa che non la vedrete. E poi non sare se al massimo metto quando la vedete. Abbiamo già trovato tutto. Sì, infatti.